Allora, siamo qui con Domenico e chiediamo subito a lui di presentarsi, ci dice che cosa di lavoro svolge e che scuola ha frequentato. Buongiorno, sono Domenico Giovannucci, faccio la libera professione, sono geometra e ho frequentato l'Istituto Tecnico per Geometri qui a Sulmona e mi sono diplomato nel 2002 e niente, come ho detto, svolgo la E professione. lavori qui a Sulmona come geometra? Lavoro qui a Sulmona, ho uno studio con altri professionisti Studio avviato sì, uno studio da avviato. professionisti. Hai detto che hai studiato nell'Istituto Delino. Sì. Una domanda. A livello di spendibilità di quello che tu hai studiato nel mondo del lavoro, cioè quando sei uscito da questa scuola, sei riuscito subito ad entrare nel mondo, diciamo, della professione? Quello che hai studiato ti è servito? O hai dovuto integrare la tua preparazione nel campo, insomma, professionale? Allora, io penso che se questa scuola viene fatta in maniera abbastanza, Approfondita, approfondita, sì, diciamo, un'attenzione. diciamo che già sei a buon punto con la professione. Certo, oggi ogni giorno c'è sempre da imparare, perché comunque bisogna sempre migliorare e sempre andare avanti, Certo, altrimenti bisogna un bisogna, aggiornamento continuo, chiaramente rispetto certo, alle comunque basi. sì. Buon 80% l'ho avuto dalla scuola anche perché l'ho frequentata in maniera adeguata, Adeguate a te, attenta, insomma, ci sono materie professionalizzanti come tecnologia dei materiali, come come anche progettazione, eccetera, topografia, costruzioni, sì, che tipologia di sono, diciamo, costruzione, materie che ti portano direttamente a collegarti a quello che farai poi come geometra. E secondo te, quindi, oggi la figura del geometra, anche nel nostro territorio, che cosa, come la vedi attualmente? Tu conoscerai altri colleghi, eccetera, no? Quindi sai com'è il geometra Sulmona, però ti volevo chiedere, a parte come sai che è, ma come dovrebbe essere? Cosa manca al geometra? Che cosa la scuola potrebbe dare ulteriormente al ragazzo geometra che può uscire dall'Istituto Delino? Cosa potrebbe dare? Dare un buon insegnamento, perché negli anni che io ho frequentato dava un buon insegnamento e spero che continui a dare questo buon insegnamento, ma questo dipende molto dai professori, ma anche dai ragazzi, comunque devono frequentare questa scuola in maniera adeguata. Certo, per fare la professione bisogna anche avere tanta pazienza, costanza, precisione, perché comunque è un lavoro fatto di precisione. E quello che bisognerebbe barare ai ragazzi di oggi e comunque inserirsi bene nel mercato, perché è quello che secondo me è un po' difficile da fare. Quindi anche un discorso di saper entrare nel mercato delle Sì. ricostruzioni, quindi non solo magari con la parte proprio professionale, di conoscere i materiali, conoscere la Sì. progettazione, ma anche Ma anche sapersi quello, inserire nel contesto inserire, lavorativo, essere anche un po' competitivi, competitivi, diciamo. essere pratici, perché è questo quello che serve. Di richiesta di questa figura ce ne sono molte, mancano appunto le figure, mancano. Sì, in Molte effetti, volte sì, proprio la siamo figura del proprio, giovane che manca proprio nel sì, molte volte siamo proprio in territorio. difficoltà di collaboratori, perché non Non si abbiamo trovano le difficoltà figure. nel trovare collaboratori, perché tanti ragazzi purtroppo frequentano questa scuola e poi prendono altre strade. Quello secondo me è Non è certamente la cosa ideale, un po'. insomma. Consiglieresti quindi questa Sì, scuola ai consiglierei questa ragazzi di terza scuola e media che vogliono consiglierei, iscriversi? sì, il consiglio che do è quello di frequentarla anche in maniera abbastanza Approfondita, approfondita, attenta, certamente è chiaro che fatta in maniera fatemi, leggera certo, non ha non ha nessuna ruota, senso. insomma, si riesce a Quindi per portare. chi decide di venire a questa scuola, studiatela, perché studiate bene, perché è una bella scuola e comunque vi dà una buona preparazione. Ok, grazie a Domenico. Grazie a voi.